Stancampiano, Trossi e Fratini, Palo, Taglialatela, Testaiari, Dall'Armi, Migliorelli e Cerroni, Testagianni e Santopadre, Mirabelli, Carinci, Cirelli, Radicchio, Baglione, Paglia e Moscara, allenatore Perilli, Marino, Giasi e Florindo, Guarino, Daria e Malafronte, Basile, Carità e Cirigliano, Platone e De Cesare, Di Mola, Di Maria, Cati, Masiello, Cazzarò, Selvaggi e Branda, allenatore Giuseppe Fortunato. Queste sono rispettivamente le formazioni del Boville Ernica e della Polisportiva CS Pisticci. Buon calcio a tutti voi e ben ritornati allo stadio Gaetano Michetti di Pisticci per la 13ª giornata del campionato nazionale dilettanti Serie D Girone H, girone di andata. Di fronte due squadre in salute, il Pisticci oggi con una casacca verde, il Boville Ernica invece con una casacca amaranto. Al Michetti due squadre in salute, due squadre in forma, hanno entrambe le squadre 19 punti in classifica e viaggiano sull'onda dell'entusiasmo in seguito a risultati ottenuti nelle ultime partite più che soddisfacenti. Dunque tutto pronto con le immagini, passiamo direttamente ad un calcio di punizione di De Cesare, il tiro, il portiere Stancampiano para facile. Risponde con un calcio piazzato il Boville Ernica, ma il tiro è abbondantemente al lato di Marino, della porta difesa di Marino. Ancora una punizione, Marino con l'aiuto di Florindo sbroglia la situazione. Rimessa laterale in favore del Pisticci, il tiro di Guarino ma alto sulla traversa. Ancora il Pisticci con un bellissimo esterno destro di Patone che accende De Cesare, salta il portiere ma un difensore del Boville Ernica interviene all'ultimo istante ed evita il vantaggio per il Pisticci. Vediamo l'incursione di Carità che salta il numero 7 Dall'Armi, mette in mezzo ma la difesa amaranto rimedia in angolo. Rimessa con i piedi del portiere, colpo di testa di Florindo, ancora Florindo che sovrasta il suo avversario, palla a De Cesare, bella la giocata di De Cesare che se ne va, il tiro ma l'attaccante pisticese non impatta in maniera adeguata la sfera. Ripropone sulla fascia un'azione il Boville Ernica ma uno strepitoso intervento di Daria evita il peggio e l'arbitro sancisce in questo istante la fine del primo tempo. Primo tempo interessante con alcune azioni belle espresse sia dal Pisticci sia dagli amaranto del Boville Ernica. Il Pisticci cerca di essere più incisivo giocando ovviamente tra le mura amiche ma si difende bene la squadra amaranto. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, si attende il fischio del signor Pieralisi di Iesi coadiuvato dal signor Ritorto e De Domenico. Ponti via dunque il lancio in avanti del Boville, il colpo di testa di Giasi che fa correre un po' il suo portiere Marino. Calcio di punizione affidato a De Cesare, il destro ma la palla non inquadra la porta. Risponde il Boville su calcio d'angolo, Marino ci mette le sue mani e poi l'arbitro avvisa un fallo in favore del Pisticci. Ancora un calcio piazzato per il Pisticci con De Cesare che però sfiora il palo alla destra del portiere Stancampiano. Uno schema, sembra quasi uno schema quello del Boville, il tiro di Dall'Armi deviato, impensierisce in qualche modo il portiere Marino. Cambio per il Pisticci, esce un buon Basile, entra Antonio Branda. Rimessa lunga la palla dal Boville Ernica e preda di Florindo che innesca Guarino.
Guarino se ne va sulla fascia, mette in mezzo, colpo di testa, un colpo di testa favorisce Platone, la palla ancora in mezzo per De Cesare che perde l'attimo per andare al tiro, ma ancora De Cesare, la palla in mezzo e preda dell'estremo del Boville. Poi lo stesso Platone a commettere fallo sul portiere Stancampiano. Sostituzione nel Pisticci, esce lo stesso Platone, entra Michele Cazzarò. Ancora lo scatenato Guarino sulla fascia, scodella in mezzo, la palla arriva in qualche modo a De Cesare che si beve due avversari, il sinistro di poco alla sinistra del portiere Stancampiano. Si dispera giustamente il bomber De Cesare. Calcio d'angolo per il Boville, parata di Marino, ancora Marino strepitoso, reclamano il gol i giocatori del Boville Ernica, ma l'arbitro non indica il centrocampo, si disperano i giocatori amaranto ma l'arbitro non assegna loro il presunto gol. Rivediamo le immagini, il calcio d'angolo battuto, la prima parata di Marino che si oppone per ben tre volte sui tiri dei diretti avversari e poi riprovera anche i suoi compagni. Rivediamo l'azione, la prima parata, la seconda, il terzo, ma il fermo immagine ci mostra chiaramente che la palla non ha varcato la linea di porta come credono i giocatori del Boville Ernica, anche se qualche dubbio resta comunque. Ancora De Cesare su calcio di punizione, il tiro impegna l'estremo del Boville Stancampiano. Ancora Cazzarò su calcio di punizione, un po' elaborata questa manovra del Pisticci, De Cesare rimette in mezzo, arriva l'estremo del Boville ma Cazzarò alle stelle non impatta bene la palla e la stessa finisce alle stelle. Calcio d'angolo per il Boville, smanaccia l'estremo gialloblu Giuseppe Marino, si attende il triplice fischio dell'arbitro e che arriva ed è dunque 0-0, finisce la partita tra il Pisticci e il Boville Ernica per la 13ª giornata della serie di Girone H. In pratica una partita bella, vibrante, non eccessivamente ricca di clamorose occasioni gol, se si esclude il presunto gol in favore del Boville, portieri comunque che hanno vissuto un pomeriggio non del tutto impegnativo. Pisticci che meriterebbe probabilmente qualcosa in più, meriterebbe la vittoria se fosse possibile assegnarla ai punti, ma comunque il Boville, squadra di tutto rispetto, non demerita il punto che riesce a portare a casa dal Michetti. Amici sportivi, a voi tutti un saluto affettuoso, un ringraziamento per averci seguito e un appuntamento alla prossima domenica, dove le immagini dovrebbero giungerci da quella di Gaeta per l'insidiosissima trasferta che attende i gialloblu di Mister Fortunato.